International Day of English Language. Qual è il rapporto degli studenti italiani con la lingua inglese? Noi di scuola.net li abbiamo messi alla prova. WhatsApp? Sì, lo uso spesso. Scusami, non ho capito, ma che devo dire? WhatsApp? Sì, vabbè, lo uso, sì. Molto, molto utile. Fantastico! È un'ottima applicazione. Buona, buona. I don't know. How are you? Fine, thanks. Era la stessa cosa. Se ti dico factory, cosa vuol dire in italiano? Fattoria? No. X Factor? No. Fattore? Se io ti dico factory in inglese, che vuol dire? Fattoria. No? È tipo magazzino, è industria, una cosa così. Ci sta. Qualcosa di simile, sì. Fabbrica. Fabbrica, dai, industria, va, sì, va bene, dai. Stamp. Stampo. No? Pare. Se ci pensi ci arrivi. Stamp. Studio inglese, bella quella. Non è stampa perché sono tutti falsi amici quelli che hai detto, quindi tentativo forse, no? No? Timbrare. Vicino, vicino. Marchiare. Francobollo. Argument. Argument. Sei preparato, io lo so e mi fido. Il mio argomento però non è quello. Esatto, perché è un false friend, se non sbaglio. Oddio. Tipo litigio, no? Sa il genere. Litigio, bravo. Large. Largo. Grande. Vabbè, largo, grande, un sinonimo. Largo e wide. Eventually. Cosa vuol dire? In inglese no, dai.